Salve a tutti, benvenuti nel mondo di Miss Cake. Sono Eleonora Giuffrida e oggi vi spiegherò come realizzare l'effetto materassé sul cupcake. L'effetto materassé è questo effetto trapunta che crea un'atmosfera romantica e morbida al cupcake. Quindi lavoreremo in questo modo. Gli strumenti necessari sono la rotella, che ci aiuta a creare questo intreccio tra righe. Come particolare ha una rotella liscia, una rotella impunturata e una rotella zigzag, quindi possiamo giocare con diversi effetti. Il mattarello in silicone e il ball tool. Il ball tool è uno strumento con due sfere alle estremità di diverse dimensioni. Con questi tre strumenti si realizza l'effetto materassé. Ora noi quindi lavoreremo in questo modo. La pasta di zucchero che utilizzeremo sarà una pasta di zucchero da modellato, è una pasta di zucchero con cui io mi trovo molto bene, è un'azienda italiana, si chiama Saracino e ha il vantaggio di avere già la gomma dragante all'interno. Questo mi aiuta ad avere dei tempi di asciugatura ridotti. La pasta di zucchero quindi che useremo oggi è già bianca, perché come accostamento di colori mi sembrava perfetto, di conseguenza non la dobbiamo colorare. Passeremo subito a stenderla col mattarello. Quindi zucchero a velo sotto la sfoglia e andiamo a stendere una sfoglia non troppo sottile, quindi circa 5 mm, 4-5 mm. Come prima cosa taglieremo la forma a copertura del cupcake, quindi prenderemo un ring della dimensione del cupcake leggermente più grande. Se questo è il nostro cupcake, il ring sarà un pochino più grande in modo tale da coprire anche il volume in altezza e utilizzerò solo a gusto, poi si può scegliere, il lato smerlato. Andremo quindi a tagliare e a togliere la pasta in eccesso. In questo momento è più semplice tracciare le righe con la rotellina, quindi partendo dal centro andiamo a tracciare una riga verticale centrale e due, uno al lato destro e una al lato sinistro, equidistanti tra loro. Stessa cosa incrociando le righe, quindi giro il cerchio, riparto dal centro, di nuovo una a destra e una a sinistra. L'effetto materassé in parte è già completato. Ora dobbiamo incollare la nostra pasta di zucchero sul cupcake, quindi utilizzando la colla alimentare e un pennellino andiamo a posizionare un velo di colla solamente intorno al bordo della pasta di zucchero, sul suo retro. In questo modo. Se a casa non avete la colla alimentare, va benissimo la marmellata o anche il miele. Ne serve comunque pochissima per far aderire la pasta di zucchero al cupcake. In questo modo andiamo a coprire. Ora creeremo l'alloggio per le perline, quindi con la pallina più piccola del ball tool andiamo a creare dei piccoli fori negli incroci. In questo modo, con un leggero velo di colla all'interno di ogni alloggio, fisseremo le perline di zucchero. Sto utilizzando delle perline argento, dato che l'accostamento sarà molto soft.
però di perline di tutti i colori possiamo trovare nel mercato e quindi ci si può divertire con tantissime possibilità. Andiamo in questo modo a far aderire ogni pallina nel suo alloggio. E il gioco è fatto. In questo modo già il cupcake risulta elegantissimo e completo. Se vogliamo renderlo speciale, possiamo aggiungere una rosa o un fiocco a decorazione. Per quanto riguarda la rosa, dobbiamo assicurarci di avere una rosa con una buona base piatta, in modo tale che mettendo la colla sul suo retro, in questo modo, troverà una buona stabilità. E il gioco è fatto. Grazie di essere stati con me. A presto. Un saluto da Miss Cake.